Siamo in Inghilterra e l'anno di grazia è 1066. Il vecchio re Edoardo, detto il confessore, sta ormai morendo e non lascia figli per la successione. Guardava da tempo con simpatia al ducato normanno che era oltre la Manica, dove in gioventù era stato inviato. Probabilmente avrebbe lasciato il suo regno a Guglielmo di Normandia. I Normanni erano discendenti di incursori vichinghi che sotto il condottiero Rollo si erano stabiliti nella Francia settentrionale durante il X secolo. Il suo favore nei confronti dei Normanni non era molto ben visto dagli anglosassoni. Alcuni cronisti normanni dell'epoca, fra cui Guglielmo di Jumièges o Guglielmo di Poitiers, narrano che quando il re offrì la successione al cugino Guglielmo, ci fu una levata di scudi, una dura reazione da parte di molti nobili sassoni. E gli eventi successivi portarono a numerosi conflitti all'interno del regno inglese. Si creò una situazione di instabilità nella quale iniziò a mettersi in luce il conte del Wessex, Aroldo. Al punto che, secondo alcuni storici, il re Edoardo forse stava valutando di scegliere un altro candidato, visto che fra l'altro Guglielmo non era ancora stato associato al trono. I due contendenti, quelli che saranno i due contendenti, cioè Aroldo appunto e Guglielmo, duca di Normandia, si incontrano fra il 1064 e il 1065, quando proprio Aroldo compie per conto di Edoardo una missione in Normandia. Questo si evince anche dal celebre arazzo di Bayeux. Era stato inviato probabilmente proprio da re Edoardo per confermare l'offerta del trono a Guglielmo. Aroldo tuttavia sbaglia, anche se di poco, il punto di sbarco e viene catturato poco dopo dal conte di Ponthieu. Dopo la cattura, però, viene liberato molto presto proprio per ordine di Guglielmo. E i due possono così incontrarsi e conoscersi lungo la strada. Pare che proprio in quell'occasione Aroldo abbia fatto giuramento di fedeltà a Guglielmo, diventandone di conseguenza vassallo. In seguito, come è confermato dallo stesso arazzo di Bayeux, i due intraprendono insieme una campagna militare in Bretagna. Nell'arazzo Harold è raffigurato proprio nel corso di un salvataggio che lui fece a favore di due soldati normanni durante l'attraversamento di un fiume. Edoardo muore il 5 gennaio 1066 e il suo funerale viene celebrato nella chiesa che era stata appena consacrata di Westminster. Questo è il venerdì 6. Lo stesso giorno Aroldo viene incoronato re. Ora, su questa incoronazione le narrazioni delle varie fonti sono diverse. Noi ci basiamo soprattutto sulla cronaca anglosassone, il Chronicum Saxonicum, che però è nient'altro che una serie di manoscritti che furono redatti in presso monasteri diversi e che partono dalla copia dell'originale. Nessuno di essi è originale, però essendo stati eseguiti presso monasteri diversi, molto spesso narrano i fatti in maniera discordante. Ora, le versioni C e D di questa cronaca usano il termine affidato riferendosi al regno, facendo intendere in qualche modo che il regno fosse stato affidato ad Aroldo in attesa di Guglielmo.
Però la versione E, quella di Giovanni di Worcester, afferma che Edoardo alla fine scelse Aroldo. La nomina venne approvata dall'assemblea dei nobili sassoni con la successiva incoronazione che fu ricevuta, pare, dall'arcivescovo di Canterbury, Stigand. Fra l'altro, la nomina dell'arcivescovo di Canterbury, che si sommava come nomina al titolo di arcivescovo di Winchester, non era mai stata accettata dalla Chiesa di Roma. E questo potrebbe essere stato un elemento in più in favore delle pretese che Guglielmo presentò al Papa di Roma, Alessandro II, dal quale fra l'altro ricevette la benedizione formale per l'impresa insieme con l'invio di una bandiera papale, bandiera che viene spiegata ad Hastings insieme con l'anello contenente un cappello di San Pietro che Guglielmo portò al collo durante la battaglia. Questa versione pare confermata nell'arazzo di Baie, anche se lo storico Giovanni di Worcester afferma che in realtà Aroldo, proprio per una questione di prudenza, fu incoronato dall'arcivescovo di York, Ealdred. Come che andarono le cose, i Normanni non accettarono di buon grado e considerarono questo come un tradimento del giuramento di vassallaggio che a suo tempo Aroldo aveva pronunciato in favore di Guglielmo. Vediamo, cerchiamo di analizzare i due contendenti. Abbiamo da una parte Guglielmo, duca di Normandia. È il figlio illegittimo di Roberto il Magnifico e della figlia di un conciatore, Arleva si chiamava. Nasce a Falè intorno al 1028 e dopo pochi anni, siamo nel 1035, il padre muore. Ora, il piccolo Guglielmo fu costretto a crescere abbastanza in fretta nel continuo pericolo di morte. E quindi capì molto presto che la sua sopravvivenza dipendeva da una serie di elementi, da un seguito fedele, ad esempio, e dalla cura proprio dei suoi nobili. Era alto circa 1,75 m, piuttosto robusto e anche piuttosto dotato in battaglia, eppure considerava le battaglie, diciamo, troppo rischiose. E la sua strategia fu spesso quella legata alla ricognizione, agli assedi dei castelli, di cui molto presto comprese l'importanza strategica. Questo tipo di tattica probabilmente, e probabilmente in modo un po' avventato, venne considerata come troppo cauta da Aroldo, il suo contendente. Ecco, Aroldo nel 1066 aveva 45 anni. Le sue abilità militari erano emerse abbondantemente nel corso della guerra che aveva combattuto in Galles contro Re Gruffydd. Re Gruffydd che fra l'altro era stato appoggiato da Ealfgar di Mercia. Fra l'altro, a favore dei gallesi era intervenuta anche una flotta vichinga. Qui Aroldo mostra tutte le sue doti di stratega e una guida non soltanto energica, in quanto poi conduce per ben due volte alla vittoria le sue truppe, ma anche una grande elasticità mentale. Le sue vittorie infatti furono possibili grazie anche al reclutamento dei cittadini, ad esempio, rendendoli quindi abili a combattere. Ad esempio, durante questo conflitto fece abbandonare ai suoi soldati la cotta di maglia, questo per adattare l'equipaggiamento dei suoi a quello più leggero che era tipico dei gallesi. Fece
fece adottare anche il giavellotto, quindi mostrò la capacità di adeguarsi al terreno e all'avversario. Arrivò a terrorizzare a tal punto i suoi nemici che, secondo la narrazione, il re avversario, Gruffydd, venne ucciso dai suoi stessi soldati per il solo fatto di essersi rifiutato di negoziare. Questo carattere, estremamente deciso di Aroldo era ben noto a Guglielmo, Guglielmo che lo aveva sperimentato proprio durante quella permanenza di cui abbiamo parlato prima in Normandia. In effetti, se ci pensiamo, nella campagna militare che portò poi alla battaglia di Hastings furono combattute nell'arco di circa un mese ben tre battaglie. Le prime due vinte da Harold, la terza persa per pochissimo. Non ne parleremo molto abbondantemente, ma in tutta questa storia c'è anche un terzo incomodo ed è Harald Hardrada. Era nipote del re Canuto, Knutr, figlio del re Magnus di Norvegia. Era uno dei più accreditati pretendenti al trono di Inghilterra, lo vedremo più avanti nel corso della narrazione. Ora, di fronte al pericolo di essere attaccato sia da nord che da sud, da nord da Harald Hardrada che guidava i norvegesi, i vichinghi, e da sud da Guglielmo di Normandia, Aroldo si reca nel nord dell'Inghilterra per assicurarsi l'alleanza di quei popoli. E per agevolare questa alleanza arrivò a ripudiare perfino sua moglie per sposare la sorella di uno dei regnanti di questi regni. L'arazzo di Bayeux mostra in un suo frammento questo dilemma di Aroldo, che viene raffigurato come piegato sul suo fragile trono. Mentre degli inglesi indicano con trepidazione la cometa di Halley, che visita la Terra ogni 75 anni e che nell'aprile del 1066 apparve nei cieli inglesi. Questi eventi erano visti come presagi di grandi cambiamenti e in questo caso questi presagi, se si osserva l'arazzo, sono rafforzati dall'immagine di navi spettrali che si spostano sull'acqua, questo nella porzione inferiore dell'arazzo. Esaminiamo le forze in campo. Da una parte abbiamo i Normanni di Guglielmo. Ora, diciamo per prima cosa che l'entità dei due eserciti non è facile da stabilire con certezza, anche perché le fonti molto spesso tendono a esagerarne il numero. Si può tentare una stima in base al terreno dove lo scontro ebbe luogo. Di questo terreno conosciamo abbastanza bene le caratteristiche, si sa dove cadde Aroldo, visto che Guglielmo in quel punto fece porre l'altare di una basilica che fece costruire in seguito. Possiamo fare qualche affidamento su quanto riportato dal cronista Robert Wace, che forse è uno di quelli che ha descritto con maggior precisione il numero delle navi utilizzate da Guglielmo, parla di 696 navi. Però anche in questo caso il calcolo può essere soltanto approssimativo, anche perché molte delle navi ovviamente trasportavano cavalli, vettovaglie. Quindi si stima che siano sbarcati in Inghilterra circa 10.000 uomini, di cui tolti cuochi, marinai, carpentieri, che ovviamente non sono combattenti, restano circa 7.500 armati.
Di questi forse 2.000 erano cavalieri, 4.000 erano fanti e 1.500 potevano essere arcieri o balestrieri. Per quanto riguarda l'equipaggiamento di questo esercito, il principale indumento difensivo è la cotta di maglia, costituita da centinaia di anelli di ferro rivettati, collegati l'uno agli altri. Molte cotte arrivavano alle ginocchia, con delle aperture davanti e dietro per permettere una cavalcatura più comoda, con maniche che normalmente arrivavano al gomito. Potrebbero essere stati usati anche degli usberghi in tessuto imbottito o in pelliccia, anche se ci sono riguardo poche informazioni. Questi indumenti potrebbero essere stati indossati sotto la maglia, sotto la cotta di maglia, e questo allo scopo di assorbire i colpi che la cotta di maglia riceveva. Però bisogna anche dire che la prova più antica di un uso simile risale al XII secolo. In alcuni casi gli usberghi erano dotati di un cappuccio sempre in cotta di maglia, in altri casi il cappuccio era imbottito o in cuoio. Le cotte di maglia più corte, che erano lunghe fino ai fianchi o alle cosce, che in alcuni manoscritti vengono riportati, erano utilizzate soprattutto dalla fanteria. L'elmo era di forma conica, normalmente era fornito anche di nasale, cioè di protezione per il naso, a volte aveva delle bande di rinforzo e veniva allacciato con una sottogola per evitare che durante la battaglia magari potesse cadere. La maggior parte dei guerrieri porta uno scudo. Alcuni fanti hanno uno scudo circolare in legno, forse ricoperto sia avanti che dietro di cuoio. Una borchia in ferro copriva un buco centrale attraverso il quale si reggeva lo scudo, afferrando una barra che era rivettata all'interno. Molti di questi scudi probabilmente avevano una seconda cinghia che era da agganciare all'avambraccio, mentre in alcuni casi c'era una ulteriore cinghia, la guigia, che permetteva di tenere lo scudo dietro la schiena, soprattutto durante gli spostamenti. In questo periodo i cavalieri portano uno scudo un po' diverso, uno scudo oblungo, con la parte superiore che è rotonda e che era stremato però in punta in quella inferiore. Quindi uno scudo oblungo. Questa lunghezza permetteva un maggior livello di protezione del fianco durante la cavalcatura. Ora, i normanni che sono raffigurati nell'arazzo di Baie portano proprio questo tipo di scudo. Le facce degli scudi erano ornate da disegni che raffiguravano draghi, leoni, croci di forma diversa, anche se, è bene dirlo, in questo periodo non può considerarsi ancora, affermata una vera forma di, araldica. L'arma privilegiata dai guerrieri dell'epoca è la spada dritta a doppio taglio, mentre l'altra arma della cavalleria è la lancia, cioè un'asta di frassino, mediamente lunga sui 2,5 metri, che aveva innestata una punta di ferro a una estremità, una punta di ferro che poteva essere a forma di foglia o triangolare. Poteva essere lanciata, poteva essere usata dall'alto oppure tenuta sotto il braccio destro, imbracciata, e diretta orizzontalmente contro il nemico. In questo modo si concentrava l'impatto del cavallo e del cavaliere sulla punta di ferro.
Se usata in una carica ben organizzata, con cavalieri a stretto contatto, l'impatto doveva essere estremamente efficace. Anna Comnena, la principessa di Bisanzio che aveva assistito alla prima crociata, affermava che una carica di cavalleria avrebbe potuto distruggere, abbattere le mura di Babilonia. L'uso della carica con lancia imbracciata però in questo periodo è piuttosto recente come modo di procedere e bisogna dire che il terreno di scontro che per i Normanni era in salita non permetteva questa tecnica con grande facilità. La fanteria invece portava dei giavellotti più leggeri. Gli arcieri presenti nella razzo sono tutti o quasi privi di corazza. L'eccezione è una figura di arciere che mostra una cotta di maglia. Quello utilizzato probabilmente era un arco semplice, lungo fra i 160 e i 180 centimetri. Aveva meno forza di trazione, veniva probabilmente teso di meno, magari forse fino al torace, con una distanza utile che si aggirava intorno ai 90 metri. Anche se nell'arazzo non ne viene mostrato neanche uno, è molto probabile che alla battaglia abbiano partecipato anche dei balestrieri che erano dotati in questo periodo di una balestra in legno un po' più potente degli archi. Questa balestra veniva caricata facendo leva sul braccio, sull'arco della balestra con i piedi e tirando la corda all'indietro con le mani. Infine erano presenti fra le file normanne anche dei frombolieri. Gli inglesi avevano un armamento simile. L'Inghilterra di Aroldo, però, questo è un dato importante che in qualche maniera segnerà la battaglia, non aveva ancora sviluppato quel sistema feudale che ormai andava radicandosi presso i Normanni, presso l'Europa continentale. Era ancora presente, infatti, l'idea del cittadino guerriero. Le forze inglesi sassoni possono essere distinte tra le truppe del seguito personale del re e i Fyrd. I re sassoni, infatti, anche l'alta nobiltà, impiegavano da sempre guardie del corpo, guardie che in battaglia avrebbero circondato il signore e il re e all'occorrenza sarebbero morti per loro. Gli uomini dei Fyrd invece assolvevano agli obblighi militari come parte del loro servizio e questo in cambio della terra del re che essi possedevano. Oltre a questo tipo di servizio, poi ce n'erano altri, ma questo è il servizio che ci riguarda. Erano una sorta di milizia popolare e costituivano la parte preponderante delle truppe. Erano reclutati secondo il sistema degli Hyde. Ogni 5 Hyde, corrisponde più o meno a 5 acri, veniva richiesto un uomo. Il valore di 5 Hyde simboleggiava un tegen, cioè un uomo benestante, che si presentava al cospetto del suo signore o del re munito di cotta di maglia e di elmo. La paga era circa 4 scellini per Hyde. I tegen del re, che possedevano le tenute più ampie, con diritto anche di giurisdizione, portavano un uomo ogni 5 Hyde posseduti. Il Fyrd poteva essere mobilitato per 2 mesi. Questo servizio in alcuni casi estremi poteva essere anche ripetuto e oltre a questo il re poteva chiedere il servizio anche a ogni uomo libero.
purché fosse capace di portare le armi. In questo caso però il dovere era limitato ai confini della contea e a un solo giorno. Nel caso in cui questa regola non potesse essere rispettata, per il re scattava l'obbligo di pagamento. Ora, la maggior parte degli Huascar, cioè della guardia personale e dei Tegin più importanti, utilizzava sì il cavallo per spostarsi, però arrivati sul campo di battaglia smontava e combatteva a piedi, alla vecchia maniera. Ecco un'altra differenza sostanziale che avrà un peso determinante nella battaglia. Si è studiato se sia vero che anche l'esercito inglese talvolta combattesse a cavallo, però il fatto è piuttosto dibattuto, visto che anche le fonti sono abbastanza imprecise. Fra queste fonti, una potrebbe essere, ad esempio, quella del poeta, cronista islandese Snorri Sturluson. Secondo lo Sturluson, nella battaglia di Stamford Bridge, che precede la battaglia di Hastings, è quella che Aroldo combatterà con Harald Hardrada, gli uomini di Aroldo cavalcarono contro il muro di scudi norvegesi. Però bisogna dire che lo Sturluson scrive fra il 1223 e il 1235, quindi non scrive in un periodo coevo rispetto alla battaglia, quindi potrebbe aver utilizzato dei resoconti magari un po' più confusi. Fonte opposta, al contrario, è un racconto della cronaca anglosassone che risale al 1055 e che narra di come il conte Ralph, che era il nipote del re Edoardo, era stato messo in rotta dai gallesi nella battaglia di Hereford, perché, scrive quella cronaca, i gallesi avevano costretto gli inglesi a combattere a cavallo. Detto questo, la differenza principale tra le armi inglesi e quelle normanne sta nell'uso tipicamente inglese dell'ascia. La razzo di Baiene mostra due tipi. Si vede infatti in un particolare della razzo una piccola ascia, forse nell'atto di essere scagliata, con il tagliente opposto alla direzione di tiro. Mentre in altri punti della razzo si nota la presenza di asce larghe. Si tratta di asce che avevano un tagliente di circa 25 centimetri. La sezione della lama era piuttosto sottile, ma si allargava all'improvviso all'altezza del manico per consentire l'innesto nel manico. Le aste erano lunghe normalmente 1 metro. Nella razzo se ne vedono anche di più lunghe, però probabilmente le asce più lunghe avevano un carattere, uno scopo cerimoniale probabilmente. Fra le fila degli inglesi non c'è la quantità di arcieri presenti nelle fila normanne e non risulta poi la presenza di balestrieri. L'esercito inglese probabilmente era più numeroso di quello normanno. Il seguito personale di Aroldo, che normalmente era di circa 1.000 uomini, dopo la battaglia di Stamford Bridge era sceso a non più di 800, ai quali si aggiungevano 6.500 uomini circa dei Ferd, con la rimanente parte composta da milizie rurali che provenivano dal Sussex o dal Kent. Del resto, difficilmente le alture di Hastings, dove gli inglesi si schierarono, avrebbero dato spazio a un numero molto superiore di armati. Come ho detto prima, i pericoli per Aroldo provenivano sia da nord che da sud.
cioè sia dalle pretese di Harald Hardrada che da quelle di Guglielmo. Quindi il quesito era chi avrebbe attaccato l'Inghilterra per primo. Il primo pericolo a palesarsi fu proprio quello dei norvegesi di Harald Hardrada, appoggiati fra l'altro dal fratellastro di Haroldo, Tostig. Non descriverò lo scontro fra gli inglesi e i norvegesi perché non fa parte dell'argomento, ma la notizia dell'attacco norvegese raggiunge Haroldo proprio quando aveva da poco smobilitato le forze dei Fjord, che comprendevano anche la flotta. Erano passati quindi i 2 mesi di servizio. L'8 settembre 1066 immediatamente lancia una nuova convocazione e entro 2 settimane decide di partire verso il nord. Il tentativo di invasione norvegese era iniziato bene con una vittoria a Fulford. Ma dopo questa vittoria, proprio nel momento in cui le forze vichinghe e norvegesi si stavano riorganizzando per muovere verso sud, arriva proprio l'esercito di Haroldo e coglie i vichinghi e i norvegesi abbastanza impreparati, addirittura sprovvisti anche delle protezioni, delle cotte di maglia che erano rimaste negli accampamenti, e quindi la battaglia avviene a Stamford Bridge e finisce con una tremenda sconfitta per i norvegesi, nella quale trovano la morte sia Tostig che Harald Hardrada. Siamo il 28 di settembre. Haroldo ha vinto, l'invasione da nord è stata respinta, ma diciamo che la gioia e i festeggiamenti non durano molto perché vengono interrotti dalla notizia dello sbarco dei normanni a sud. Siamo all'incirca al 1° di ottobre. In effetti, Guglielmo aveva radunato nei 2 mesi precedenti una notevole forza da sbarco, d'attacco, che aveva fatto stanziare nella Normandia e aveva organizzato forse il tutto proprio attendendo, per prudenza, che il periodo dei Fjord sassoni terminasse. Quando viene dato l'ordine di partenza fra il 27 e il 28 di settembre, il canale della Manica non era più presidiato dalla forza inglese, era libero, quindi la navigazione fu relativamente tranquilla. La flotta normanna era composta, come ho detto prima, da circa 700 navi, di cui 200 erano destinate a imbarcare i cavalli. In buona parte queste navi erano imbarcazioni particolari per la cui costruzione erano stati ingaggiati degli artigiani specializzati provenienti da Bisanzio, i quali si erano dedicati soprattutto allo scheletro, mentre per il fasciame superiore poi era stata utilizzata la manovalanza dei comuni carpentieri. Nel frattempo, Haroldo, che ha avuto la notizia dell'arrivo di Guglielmo, marcia verso sud e giunge a Londra, dove attende l'arrivo delle truppe fresche, e inizia a riorganizzare l'esercito, che proveniva, va detto, da 2 battaglie, quella di Fulford e quella parecchio provante di Stamford Bridge. Ad Haroldo viene proposto dai suoi consiglieri di non attaccare battaglia, ma di devastare il suo stesso territorio. Questo con lo scopo di privare i normanni delle necessarie provviste. E questo grazie al fatto anche che nel frattempo si stava ricostituendo la flotta inglese. Quindi devastare il territorio avrebbe privato i normanni dei rifornimenti, probabilmente li avrebbe
costretti alla ritirata, ma la ritirata sarebbe stata bloccata dalla flotta inglese che era stata riconvocata. Haroldo però rifiuta di devastare il suo stesso territorio, di opprimere i suoi stessi abitanti e dopo circa 5 giorni di attesa a Londra decide di anticipare i tempi, perfetto stile del suo carattere, e di marciare verso sud. Probabilmente siamo intorno all'11-12 ottobre. È probabile che Haroldo avesse in mente il tentativo di sorprendere Guglielmo come aveva fatto a nord con Harald Hardrada e di imbottigliarlo nella penisola di Hastings. In ogni caso, non porterà a compimento il suo scopo perché l'iniziativa verrà presa proprio da Guglielmo dopo che i suoi esploratori gli portano la notizia che Haroldo è nelle vicinanze. Siamo all'alba del giorno 14. Guglielmo ascolta messa, prende i sacramenti, mette al collo le reliquie sulle quali Haroldo aveva giurato fedeltà anni prima, e fa muovere la colonna fuori dall'accampamento. L'arazzo mostra un cavaliere Vital che informa il vescovo Odone dell'arrivo del nemico, così come probabilmente per Haroldo fanno i suoi esploratori. Haroldo piazza le sue truppe su una lingua di terra che è posta sulla strada fra Hastings e Londra. L'intento è quello di sbarrare la via di Londra. Lo schieramento inglese è lungo circa 700 metri. Al centro c'è Haroldo e la sua guardia personale. Le truppe migliori probabilmente sono in prima linea. La cosa parrebbe confermata dal fatto che i due fratelli di Haroldo, Gyrth e Leofwine, che ne erano al comando, muoiono abbastanza presto e non insieme ad Haroldo. Dietro la prima linea ci sono i Tegn minori e dietro di loro la leva fatta dalle milizie, anche quelle cittadine che sono prive di corazze. Il tutto per una profondità di circa 10 linee. Tutto lo schieramento inglese è posto su una cresta che scorreva giù verso Hastings, tra le sorgenti di due ruscelli, le cui rive erano fangose. Quel terreno era chiamato dagli inglesi Sandlache, terreno sabbioso. Dopo la battaglia i normanni lo ribattezzeranno Senlac, lago di sangue. Il terreno comunque scendeva abbastanza ripido e la presenza ai lati di una fitta boscaglia rendeva piuttosto difficile poter subire degli attacchi ai lati. Lo spazio a disposizione per lo schieramento degli inglesi che attendeva chiaramente la carica dei normanni dietro al muro di scudi, non era molto, però ai normanni non è che andasse molto meglio perché lo spazio era parimenti ridotto, ma oltre a questo c'era la pendenza in salita, il terreno fangoso, che non erano esattamente l'ideale per dispiegare quella che era l'arma più importante dei normanni, cioè la cavalleria. Lo schieramento normanno, invece, era costituito sulla sinistra dal contingente bretone. Alla destra di questo c'era la divisione normanna, la più grande, con al centro il duca Guglielmo, e più a oriente c'era la divisione più piccola, che era formata da contingenti di Francia, di Boulogne, della Fiandra. Ogni divisione era divisa in 3 parti. Davanti erano gli arcieri, poi balestrieri, frondolieri, insomma, che erano per lo più, come detto prima, privi di protezione. Al centro, anche se non è molto visibile nell'arazzo di Bayeux, c'era la fanteria, che era protetta, quindi
quella sì, dalle corte di maglia, e dietro c'era la potente cavalleria. Guglielmo aveva predisposto un attacco coordinato, un primo attacco degli arcieri per ammorbidire le linee inglesi. A questo avrebbe fatto seguito l'attacco delle fanterie che avevano il compito di aprire dei varchi nello schieramento del nemico. Infine, ci sarebbe stata la carica della cavalleria pesante che avrebbe dovuto spazzare via definitivamente la difesa e inseguire i nemici sconfitti. La battaglia inizia all'ora terza, cioè vale a dire verso le 9 della mattina. Nel Medioevo capita spesso che le battaglie inizino secondo l'ora del messale. I ranghi degli arcieri normanni avanzano lungo il crinale per spostarsi e portarsi alla distanza ideale di tiro e iniziano il tiro di sbarramento. Questa fase però non ebbe molta efficacia sia per l'angolo che per la pendenza e le frecce finiscono sugli scudi degli inglesi. Gli inglesi per contro non hanno molti arcieri a disposizione, quindi i normanni una volta finite le frecce a disposizione nelle faretre, il fascio di frecce nel tardo Medioevo era intorno alle 24. Non potevano raccogliere e riutilizzare quelle avversarie. A questo punto Guglielmo ordina alla fanteria di salire il pendio contro la fanteria inglese. Ovviamente, mentre sale, la fanteria normanna viene bersagliata da una pioggia di frecce, giavellotti, pietre, sassi, da fionda. L'arazzo di Baillet mostra perfino una mazza in volo. Il Poitier parla anche di asce, che potrebbero essere quelle piccole, una delle quali, come ho detto prima, viene mostrata dall'arazzo, e anche asce più grandi. Nell'impossibilità di ottenere i risultati tangibili, Guglielmo, visto che la fanteria non riesce a infrangere il muro di scudi, lancia in battaglia la cavalleria. Questa poi incontra le stesse difficoltà della fanteria, il terreno era in salita e il lancio delle armi da parte dei sassoni provoca perdite che, come erano state per la fanteria, ci sono anche fra le cavalcature. La cavalleria spingeva, poi tornava indietro per caricare di nuovo, però la linea inglese in questa fase resta salda. E resta salda perché il muro di scudi è efficace. Da dietro il muro di scudi, con le asce a due mani, i soldati inglesi con grandi fendenti riuscivano a rompere gli scudi dei normanni e in alcuni casi a squarciare, per quello che è la narrazione, sia i cavalli che i cavalieri. È un momento critico. La linea sinistra bretone di Guglielmo ormai è esausta e comincia a cedere e a ritirarsi giù dal pendio, mentre anche a destra i francesi, i fiamminghi cominciano a risentire della fatica. Al centro i normanni iniziano anch'essi a ripiegare più ordinatamente. Però a un certo punto fra le file si sparge una notizia drammatica. Guglielmo è morto. A peggiorare la situazione, la fanteria inglese, che fino ad allora era rimasta dietro al muro di scudi, inizia ad avanzare e a spingere i bretoni sempre più in basso, finché questa ritirata non diventa una fuga precipitosa verso la valle. Con la cavalleria anche normanna che nella furia della ritirata affonda nel fango, la fanteria viene rallentata e alla fine viene raggiunta dagli inglesi. È un massacro. In questo momento comprende la situazione Guglielmo e agisce d'istinto. Si alza l'elmo sopra la testa, cavalca fra le file, mostrando ai normanni che non è morto, ma è ancora saldamente in sella. L'arazzo mostra chiaramente questo frangente con Eustachio di Boulogne, che
afferra la bandiera papale e indica il duca che cavalca e ricorda ai soldati che in caso di sconfitta non c'è la possibilità di nessuna via di fuga, dal momento che a questo punto perfino la via del mare ormai è sbarrata dalla flotta inglese. Guglielmo stesso valuta la situazione e quindi decide di porsi alla testa di un contingente di cavalieri. Robert Wace, lo storico, esagera il numero e parla di 1.000 unità addirittura, e si lancia all'attacco della fanteria inglese che ormai era uscita dal proprio schieramento, almeno la parte sinistra dello schieramento, la parte destra dello schieramento inglese. La fanteria inglese in questo momento sta combattendo nel fango con la fanteria normanna. Caricata dalla fanteria normanna, la fanteria inglese viene annientata. La crisi per Guglielmo era superata. È possibile che l'attacco degli inglesi sul lato bretone di Guglielmo sia stato ordinato da Aroldo? Alcuni storici ipotizzano che se Aroldo avesse ordinato l'attacco dell'intero esercito, forse in questa fase avrebbe sbaragliato le forze normanne nel momento proprio della loro massima crisi. A questo punto c'è una tregua nella battaglia. Gli uni e gli altri avevano bisogno di rifocillarsi e di valutare la situazione. Aroldo si rende conto dell'assottigliamento del suo lato destro, che aveva avanzato per cercare di sconfiggere definitivamente i normanni, e quindi decide di spostare truppe dal centro e da sinistra per rinforzarlo. Anche Guglielmo si rende conto che la situazione è assai critica, perché se non otterrà una vittoria rapida, col calare della sera sarà costretto a ritirarsi. Del resto, ritirarsi dove? La strada del ritorno verso la Normandia era a questo punto chiusa dalla flotta inglese, quindi non ha altra scelta. Guglielmo deve vincere a tutti i costi. Quando la battaglia riprende, i fanti e i cavalieri normanni tornano a salire i pendii per affrontare gli scudi inglesi, però anche questa volta non riescono a fare breccia sulle truppe di Aroldo e non riescono neanche ad attaccarli ai fianchi, nonostante si siano assottigliate le fila proprio per l'intensa vegetazione di cui parlavamo prima. L'unico modo per disorganizzare le file inglesi era quello di farle avanzare, e questo lo avevano capito nella prima fase della battaglia. Dunque, proprio ricordando quello che era successo poche ore prima, Guglielmo ordina alla propria cavalleria una serie di finte ritirate, e gli inglesi, spinti anche dalla foga della battaglia, cadono nella trappola e rompono gli schieramenti più volte per inseguirli. A questo punto la cavalleria normanna, che è ovviamente più veloce negli spostamenti, si riorganizzava e attaccava i nemici che si erano disuniti. Ora, il fatto che i cavalieri normanni combattessero e si addestrassero all'interno di Conroy, composti da uomini abituati proprio ad addestrarsi insieme, e questo da molto tempo, rendeva possibile questo tipo di manovre concertate. Era sufficiente seguire il gonfalone del proprio signore mentre manovrava nella finta ritirata per ordinare poi il successivo attacco. Del resto, manovre di questo tipo sono testimoniate anche in altre battaglie, come a Messina nel 1060 o a Cassel nel 1071. Tra l'altro, alla battaglia di Cassel partecipa anche il celebre Goffredo da Buglione. Nonostante questi stratagemmi, le truppe inglesi che sono rimaste sulla cima
continuano a resistere. I normanni non riescono a rompere del tutto la resistenza degli inglesi e resistono insieme ad Aroldo. A questo punto Guglielmo ordina un ultimo sforzo utilizzando tutti i soldati disponibili. Gli arcieri normanni ricominciano a bersagliare gli inglesi con le frecce. Probabilmente erano arrivati dei rifornimenti e l'arazzo, quasi a enfatizzare questo evento, mostra delle grosse faretre accanto alle piccole figure degli arcieri. Arcieri che adesso formano una linea continua nel margine inferiore del disegno. Sicuramente questo sbarramento di frecce ha un effetto maggiore rispetto a quello ottenuto al mattino, e questo perché ormai molti Auskarls erano caduti, il loro posto era stato preso dai Ferds, che erano meno armati e soprattutto meno protetti. I cavalieri normanni avrebbero seguito poi l'attacco dei fanti intervenendo al minimo segnale di debolezza del nemico per sfondare definitivamente le linee. È a questo punto che Aroldo cade ucciso. Il Poitier fornisce pochi indizi su questo momento. L'arazzo fornisce delle illustrazioni che nel corso degli anni sono state interpretate in modo vario. Secondo la Vulgata, il re sassone Aroldo viene colpito all'occhio da una freccia, e come sembra volerci dire anche il dipinto, che mostra una figura di profilo nell'atto di tenere una freccia. Alla sua destra c'è una seconda figura che cade con la spada di un cavaliere puntata sulla sua coscia. Sopra la raffigurazione, una scritta in latino, recita: Qui Re Aroldo è stato ucciso. In sintesi, questa sequenza potrebbe indicare come nel momento in cui la cavalleria normanna entra a contatto con la guardia personale di Aroldo, questo viene prima colpito da una freccia e poi finito con la spada. Questa ricostruzione, tuttavia, non è corroborata da fonti storiche, e quindi una interpretazione più recente ritiene che il colpo di freccia possa essere una rappresentazione simbolica della punizione divina, ecco, l'accecamento prima della morte per spada. Ora, la morte di Aroldo provoca lo sfaldamento nelle fila inglesi, mentre gli Auskarls e i Tegn rimasti fanno quadrato attorno al cadavere del loro re fino all'estremo sacrificio. Incombe l'oscurità e il bosco fitto che è alle spalle degli inglesi impedisce alla cavalleria normanna di inseguire i superstiti che proprio nel bosco cercano rifugio. La battaglia è vinta da Guglielmo. Ora, quella di Hastings è una di quelle battaglie, una delle poche battaglie veramente decisive nel Medioevo. È una di quelle battaglie che ha, fra l'altro, cambiato in modo irrevocabile la storia. Possiamo dire che la vittoria di Guglielmo e dei Normanni fu l'ultima invasione riuscita dell'antica Britannia. Da quel momento l'antica Britannia diventa imprendibile per ogni altro avversario, come sanno purtroppo per loro Napoleone Bonaparte, o come sanno i soldati della Germania hitleriana. Con Guglielmo in Inghilterra parte un periodo di intensa costruzione di castelli. Fra l'altro, proprio la mancanza di castelli in Inghilterra dopo la vittoria di Hastings aveva
impedito agli inglesi rimasti di creare delle efficaci sacche di resistenza fortificata. E questo nonostante le ribellioni che si succedettero per un certo periodo. Però la conquista di Guglielmo dell'Inghilterra avrà delle ripercussioni che si svilupperanno anche nei secoli successivi. Perché non bisogna dimenticare che Guglielmo è sì adesso re d'Inghilterra, ma è rimasto, in quanto duca di Normandia, anche vassallo del re di Francia. E questo crea tutta una serie di attriti che nel corso del tempo daranno luogo a dispute e piccole guerre sempre più intense che poi sfoceranno con la tragica guerra dei cent'anni che insanguinerà il continente europeo e soprattutto la Francia fino alla metà del 400.